che non so di ideale, sarebbe stato proprio un bel viale di alberi morti, no? Sulla porta di testa ci avrei messo una civetta, perché non c'è poi un caso nero che si toccava i coglioni. Adesso mi dici questo e non riesco a realizzare più soldi, capito? Questo il bagno deve essere il più nascosto possibile. Evitate fognature o tenete l'appunto il più lontano possibile. Ma grazie, io vado via, tu vai a cagare dal vicino, abbiamo un bagno. E questo è il pensione, non siamo più conto. I nuovi architetti lo stanno proponendo, stanno proponendo tanto, però questa è la tecnologia. Un altro cretino ha inventato uno spray, ma ti prego, ma perché uno non ci si crede? Ha inventato uno spray che spruzza fango vero per far vedere le pettorelli della macchina. Ma sei un cretino! È come se io mi mettessi a sniffare cocaina per far vedere di essere un dirigente Fiat. Aiutatemi, non ce ne potete far da solo. Però secondo me la colpa non è sempre nostra, se noi subiamo tutto quello che è l'inflazione della tecnologia e poi crediamo a questo o quell'altro prodotto, si nasconde in realtà dietro tutto questo una casta che si chiamano i creativi della pubblicità. Cosa fanno questi signori, oltre a prendere un pacco di soldi? Concepiscono gli slogan dei prodotti pubblicitari che poi dopo tentano appunto di rifilare a noi. Allora io anche qua ho fatto una cernia, come si dice, di questi prodotti, sono andato su un giornale tipo Panorama, L'Espresso, e insieme a voi mi sono procurato un po' di questi slogan per farvi capire, perché anche qua, in questo caso, alcuni di questi slogan sono veramente paradossali. Allora, partiamo col primo. Il primo è il servizio cortesia BMW, servizio assistenza della BMW. Lo slogan dei creativi dice: togli le castagne dal fuoco. Comprato una casa rossa? Il dubbio te lo fanno venire. Proseguiamo. Banca Nazionale del Lavoro. Lo slogan dei creativi è il seguente: ti segue sempre anche via internet. Ma pensa che